Nuovo scandalo al liceo europeo Marco Foscarini. Ebbene sì, quest'anno pare che siano uno Drioman d'estaltro. Cos'è successo? Lo vediamo subito. Sostanzialmente la situazione è semplice. Da 5 anni ormai questo liceo va avanti, bene o male non si sa, ma con una certezza, che tra l'ottava e la nona ora ci sarebbe stata una ricreazione bella di un quarto d'ora. Oggi ce n'è una sola, di 10 miseri minuti, e dalla nona alla decima ora, quando tre quarti dell'europeo, degli studenti si intende, la grande famiglia dell'europeo, è già a casa. Bene, vediamo i sentori degli studenti. Tommaso Bisutti, candidato rappresentante dell'istituto per quest'anno, e sappiamo che uno dei tuoi punti fondamentali della tua campagna sarà appunto il cercare di risolvere questo problema, o almeno di capirne le cause, perché non ci sono state rese note. Allora, sappiamo quale sia il problema, è già stato presentato, cosa ne pensi? Ma guarda, allora, come hai già detto molto bene tu, il problema grave dal mio punto di vista della ricreazione, che è stata spostata senza, cioè, tra l'altro in un momento in cui gli studenti sono privi di dei rappresentanti che possano far valere la loro opinione, è veramente una cosa inaccettabile. E io dal mio punto di vista cercherò di fare in modo di chiarire le ragioni che hanno portato a questa scelta, poiché non ci sono state rese note, e per quanto sia una scelta sbagliata a priori, perché fare 2 ore di lezione al pomeriggio dopo pranzo non è una cosa accettabile dal mio punto di vista, e io quindi cercherò di fare il possibile per risolvere questa situazione perniciosa che si è venuta a creare, e null'altro, cioè posso dire soltanto che dal mio punto di vista non è giusto, e che tra l'altro una ricreazione che è stata accorciata di 5 minuti necessari allo studente per rifocillarsi dopo 2 ore di lezione pomeridiana, che per piacere, dai, non è una cosa consentita. Dunque auspichiamo per una risoluzione di questo problema e per un'eventuale salita al potere del nostro compagno di tutti. Sentiamo altri pareri. È uno scandalo. Io non sono assolutamente d'accordo. Senza parole. È una vergogna. Mi ripeto. È un'ignominia. Sono molto contro al cambiamento dell'orario. Non è possibile proprio. Dopo che eravamo riusciti 4-5 anni fa a cambiarlo, adesso di nuovo e non va per niente bene. Grazie mille. Un membro di una classe che ha già subito svariati scandali, della quinta AE. Riccardo Masaro, cosa ne pensi di questa misura? È uno scandalo, secondo me. Cioè, l'intervallo pomeriggio era necessario per dare una pausa tra le 2 ore. Così non riesco a tenere 2 ore di filosofia. Rischio la morte. È una situazione aberrante, non ne possiamo più di questi continui soprusi della presidenza, che non fa altro che metterci i bastoni fra le ruote. Già noi facciamo fatica ad andare avanti a respirare in questa bellissima scuola, e questo è veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non me la sento di accusare nessuno, però penso che questa situazione si debba risolvere in qualche modo, magari con qualche azione dimostrativa, con dei picchetti, con delle proteste vibranti, con dei petardi in stile 68. Grazie mille Thomas De Marchi per la dichiarazione. Questi allora i sentori degli studenti del liceo riguardo questo tema. A una prossima puntata di Ricchi Flagizia, e chiudiamo con una notizia abbastanza interessante, ovvero il nostro nuovo geotag su Snapchat del liceo Foscarini. Vediamolo insieme.